un pochino spaventato un paio di occasioni di Piacenza, poi se te ne accorgi per sbaglio, forse l'approccio, avete un po' sottovalutato l'avversario. No, è che Piacenza sta bene in questo momento qua, ha messo in difficoltà, cioè anche le Renate, con le occasioni, ha fatto anche la vittoria a Mantova, quindi sapevamo che trovava una squadra rognosa che sta giocando bene ed è in fiducia perché basta vedere i primi 20 minuti, però siamo stati bravi a saper soffrire, cioè un po' fortunati nelle una o due occasioni che hanno avuto Piacenza, poi un po' alla volta siamo venuti fuori con la nostra qualità e abbiamo anche noi le nostre occasioni perché comunque, cioè, perché siamo rimasti a guardare le occasioni anche per un tempo le abbiamo avuto anche noi. È chiaro che poi il gol di Bassoli ha rotto l'equilibrio e da lì è stata comunque una partita difficile perché se si è molli in un secondo questa squadra qui con Piacenza, che faccio complimenti a Scazzola, alla squadra, che facciamo complimenti, se molli in attimo adesso è arrivato in porta sempre. Quindi il secondo gol ha dato un po' più tranquillità, ma il secondo tempo abbiamo un po' quello che ci stiamo facendo ultimamente. Diciamo che la partita l'abbiamo consolidata, ok? L'abbiamo consolidata, l'abbiamo alzato i ritmi, abbiamo avuto le nostre occasioni che sono tempo, 3-4 palle gol e alla fine penso che la vittoria sia meritata nonostante che facciamo i complimenti a Piacenza perché devo dire che è stato fino al 90esimo, non ha mai mollato di un centimetro ed è quello che si aspettava. Cioè avete ancora margini di crescita voi, perché io personalmente è la squadra più bella che ho visto quest'anno. Ringrazio dei complimenti, ma immagini che sono tanti, perché se sul gioco, sia sulla difesa che deve salire di più, deve essere più corta la squadra, però abbiamo ancora tanti giocatori fuori, perché noi abbiamo 5 giocatori fuori da un mese e mezzo. È chiaro che quanto la lunga può pesare, quando rientreranno quei 5 giocatori questa squadra qua dovrà fare un salto di qualità in più. Sappiamo bene che la Serie C è un campionato difficile, un campionato che ogni partita è una battaglia, però lo spirito della squadra, l'atteggiamento della squadra mi è piaciuto, gli faccio i complimenti alla squadra perché non era facile vincere qui a Piacenza e se ci siamo riusciti è merito soprattutto di Burrai e della squadra che veramente sono arrivati con l'atteggiamento giusto e grande concentrazione. Infatti volevo chiedere a un giocatore come Burrai che fa della squadra in più in grado anche di piazzare ogni calcio da ferro in quel modo, fa un po' la differenza. Fa la differenza che noi ci lavoriamo molto sulle palle native. Qualche volta meno male che riusciamo a far gol, così almeno quando li stresso durante la settimana, che li metto lì 20-25 minuti per due allenamenti della settimana a essere concentrati sulle palle native perché possono fare differenze. Oggi tra Burrai e chi hanno da saltare abbiamo visto che ci hanno fatto vincere la partita perché abbiamo sbloccato con due palle native, ma questa era una partita tosta perché tra Cosenza, la squadra del Piacenza, queste ripartenze improvvise che faceva il Piacenza ci allungavano molto e quando ci allungavano veniva fuori la qualità di Piacenza. Terza vittoria consecutiva, cosa rappresenta? È la prima volta che la facciamo, quindi dà ancora, secondo me, dà uno spessore diciamo un po' più di forza, no? Più di forza, più di convinzione a questa squadra. È la prima volta che facciamo tre vittorie, quindi meritate tra virgolette, comunque perché alla fine poi le occasioni abbiamo avute anche noi tante e dobbiamo solo continuare su questa strada, rimanere umili come ha detto il nostro capitano Burrai, umili come se dovessimo giocare ogni partita come fosse una battaglia e con personalità in una squadra che può vincere le partite. Questo è il messaggio importante che il capitano nell'ultimo periodo insieme a tutta la squadra stanno lanciando. C'è la qualità della squadra, ci sono i giocatori, stiamo giocando abbastanza bene, possiamo far meglio, però avanti così. Oggi è finita una partita, una bella partita, che il gruppo della squadra ha vinto meritatamente, ma l'ha vinta la squadra, che è l'unico con un grandissimo cambio di orgoglio. E da domani penseremo alla prossima del Novara, che è questo campionato che è lungo, difficile, quindi bisogna resettare da domani si resetta la partita che abbiamo fatto oggi con i complimenti che si hanno fatti alla squadra e poi ripartiamo da lunedì per affrontare un'altra squadra che è di spessore alto, ma questo significa che è il campionato che dobbiamo fare noi, quindi se vogliamo fare un campionato di stare lì davanti bisogna giocare ogni partita per vincere. Oggi c'era anche il presidente, vi ha dato anche la sua personale carica. Ma il presidente è un presidente veramente passionale, ci tiene tantissimo alla squadra,
ha il suo modo di essere, di motivare la squadra, e questo mi piace, perché comunque trovare veramente una società, un presidente voglioso di riscattarsi insieme magari a noi, all'allenatore, alla squadra, che l'anno scorso veramente è successo qualcosa di, per tutti, di negativo. E diciamo, questa vicinanza del presidente a noi ci fa solo piacere, perché comunque non vince l'allenatore, non vincono magari ovviamente i collaboratori, vince la società, vincono i giocatori. E questo faccio un complimento al presidente, perché ci motiva nel modo giusto durante la settimana. Finisco con un abbraccio ai nostri tifosi, che sono sempre con noi, e spero che abbiamo visto una bella partita oggi, e questi tre punti vanno a casa contenti anche loro, quindi insieme si può cercare di fare qualcosa di straordinario.